Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti Provincia su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Il segretario nazionale del PD, Elish Lain, ha fatto visita oggi ai reatini, prima a Passocorese e poi a Rieti, tutto nel servizio di Cristian Dioceiuti. La segretaria del Partito Democratico Elish Lain nel Reatino per incontrare lavoratori, militanti, simpatizzanti, sindacati e cittadini. Primo incontro a Farasabina con i lavoratori del polo della logistica, i dipendenti di Amazon e non solo, per i quali il problema principale restano i contratti a termine. Siamo al loro fianco come sempre. Poi la visita in città nella sede del PD in via Fratelli Cervi, ad accoglierla il segretario provinciale Andrea Di Giacobbe e quello cittadino di Fazio, oltre alla consigliera regionale Marta Bonafoni. Questa è la nostra sede e la sede va vissuta e non c'è modo migliore per viverla se non ospitando e avendo l'onore di ospitare la nostra segretaria nazionale, Elish Lain, che ringraziamo ovviamente moltissimo. Sul lavoro Schlein si è soffermata, ricordando anche da Rieti la proposta del salario minimo e lanciando una stoccata a Salvini, ribadendo come sacrosanto il diritto allo sciopero. E poi la scuola e l'università, le europee sempre più vicine, i servizi necessari alle persone. È cambiare un po' l'idea, il modello di sviluppo che in questi anni si è rivelato, diciamoci la verità, del tutto insostenibile. Un modello di sviluppo che aumenta le diseguaglianze, sapendo di farlo, perché pensa che le diseguaglianze alla fine dei conti siano il prezzo da pagare sull'altare del profitto a tutti i costi. Al centro del dibattito soprattutto la sanità, con le problematiche nazionali amplificate in territori interni come quello del Reatino. Siamo in mezzo ad una battaglia feroce, dobbiamo dirci la verità. Stiamo discutendo in queste ore dentro al Parlamento una manovra che è una manovra iniqua, perché taglia sui servizi pubblici fondamentali. Taglia sulla sanità pubblica e mentono spudoratamente agli italiani dicendo che stanno facendo il più grande investimento, quando in tutto il mondo la spesa sanitaria è calcolata in riferimento al PIL. E sono gli stessi numeri del governo che fanno vedere che da quando Giorgia Meloni si è insediata la spesa sanitaria ha cominciato a scendere. I carabinieri della stazione di Rieti, dopo una intensa attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà 10 giovani, tutti residenti nella provincia reatina, per una violenta rissa nella sera dello scorso 18 novembre nel centro storico del capoluogo. Si tratta della rissa avvenuta in via Pescheria, di cui Rieti Life ha dato notizia. Cinghiate e botte oltre a un locale danneggiato, il risultato dello scontro tra giovani che, dopo le indagini dei carabinieri, sono stati tutti identificati e denunciati. Nella serata di domenica, 2 minuti di fuochi d'artificio hanno illuminato l'intera Valle Santa, un vero e proprio spettacolo dal titolo Luce, a cura della pirotecnica Morzani, che ha voluto idealmente riprodurre una stella cometa che tocca i 4 santuari francescani e tutti i luoghi più cari a San Francesco. Un gioco di luci apprezzato dai più, ma che ha dato adito anche a molte polemiche per la scarsa comunicazione dell'evento, ma anche per la vicinanza di uno dei luoghi di sparo al canile comunale, senza contare i già noti effetti dei fuochi d'artificio sugli animali, che, unite a una bassissima informazione da parte dell'organizzazione, non ha permesso ai proprietari di cani soprattutto di mettere a riparo i propri amici domestici. Un successo annunciato, quello dello spettacolo del 23 dicembre al Teatro Flavio Vespasiano, La Notte dei Miracoli, che avrà tra gli altri come protagonisti i Pooh, Alex Britti e Stefano Fresi. Ticket finiti in meno di un'ora dall'apertura delle vendite su Ciao Tickets, anche quelli a 100 euro. E intanto i Pooh hanno rilasciato una breve dichiarazione in cui si dicono molto entusiasti di essere a Rieti il 23. Siamo felici di poter sostenere con la nostra presenza questo evento. Il Natale è l'occasione migliore per poter aiutare chi è in difficoltà. Infatti il ricavato dei biglietti andrà alla mensa di Santa Chiara. Lo sport, il basket, la NPC a Piacenza conquista una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale. Risultato finale 71-62. Significativo aver concesso all'attacco di casa solo 62 punti. Siamo stati bravi, ha detto Ponticello a fine gara. Sponda Sebastiani, la squadra di coach Rossi non ha sbagliato in trasferta ed ha battuto a Ferentino Latina per 84-71 con un Johnson autore di 28 punti.
Il calcio, la SSA Rieti al Green Park nello scontro al vertice contro l'Aurelia ha pareggiato 1-1 in una gara dura. Giovannini ha risposto al vantaggio ospite. La classifica recita SSA seconda a meno 3 dalla vetta della capolista Pomezia. Mercoledì si torna nuovamente al Green Park dove i riatini affronteranno l'Audace. E questa sera alle 21 a pillole di Sport Life condotto da Svero Antonetti c'è la famosa tombola di Rieti Life con tantissimi premi in palio. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life che torna domani sempre alle 20:45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata.